Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo unboxing. Io sono Xuder e io sono la Pamina. Allora ragazzi, c'è della roba qua, nel senso, c'è della roba interessante e vintage, e vintage assolutamente, perché oggi ho fatto un video un po' particolare. Siccome non è che ci sono proprio tantissime news di Fortnite, volevo, allora abbiamo detto, facciamo una cosa particolare visto che ci sono arrivati dei giochi nuovi, perché esatto, non fare un unboxing. Volevo condividere con voi la mia grande passione. Per chi mi conosce, sono i videogame vintage, quindi anni 80-90. Ho preso della roba per la collezione. Interessante. Io partirei da quello grosso, che secondo me è quello un po' più brutto di tutto. Dici? Sì. Guarda, ho preso quattro cose, ragazzi. Sono tutti titoli per Mega Drive. Per chi non lo conoscesse, ragazzi, vado a dargli un'occhiata. È una console a 16 bit, veramente veramente super divertente. Quella, in poche parole, che ha dato le origini a Sonic. Sai, ce l'avete tutti presente. L'avete Sonic presente, no ragazzi? Sonic, hanno fatto anche il film. Io quando tiene così la mi fa paura, quando c'ha la forbice in mano così. Sonic, quello azzurro che c'ha, si taglia le dita, se le taglia. No, se no. Le taglia. Non schiacciare i tasti della tastiera però, eh. Se li schiacci magari blocchi. Tieni. Sì, tanto brava. Tieni, bravo, tu tieni. Metto, io tengo, stiamo, mostriamo, gentilmente. Ok, cosa? La. No, ragazzi, seriamente. Sono fatto i pezzi. No, stiamo non siamo su Twitch, siamo su YouTube, non possiamo fare e dire le cose come ci sembra. Oh, stiamo scherzando. Figa, sembra che le tre ha tagliato la polenta, figo. Cosa sta facendo? Cioè, ma gli ho detto, chiudo la credi. Gli ho detto, prendi un cutter per tagliare. No, figa, prende la forbice che non taglia. Ce la facciamo entro l'epifania? Oh, ok. Guarda, okay, che sono più intelligente. Brava. Beh, questo è un po' dubbiosa. Madonna. Sì. Ce la può fare, ragazzi, ce la può fare. Il cutter non ce l'abbiamo. Allora, ce l'abbiamo un cutter. Non lo so, io ho paura. Quando li metti così, Madonna, come gli ha messo il tizio dentro? Strappati scosso. Mentre io apro uno, tu apri due, no? Track. Amazon. Esatto. Sono quelli brutti. Sono quelli brutti, ragazzi. Questi li ho presi solo perché me ne mancavano due. Allora, intanto questo non ci interessa. Amore, ma non tirare così. Signori, Sbrang, questo fa cagare. FIFA 95. Non è che fa cagare, ce l'ho già, ma mi interessava solo per la custodia. In realtà, track. Partiamo con i pezzi brutti, raga. Rugby World Cup 1995. Videogioco di rugby, ragazzi, track. È meraviglioso perché è perfetto. Con il suo libretto e la sua cartuccia. Poi, faccio vedere sempre io. Questi sono quelli più brutti, ve l'ho detto, non ce ne frega. Un altro titolo che non ce ne frega neanche questo perché ce l'ho. NBA Live 95. Oh, cosa ho messo dentro? Ma che cavolo? Ma non guardare che devi aprire altri pacchi. 20 minuti per far tre unboxing. Dai, amore, dai. Ma dai, sei tu che devi aprire. Dai, amore. NHL 95, signori. Attenzione. Gioco di hockey. Per chi non lo conoscesse, anche questo fantastico, completo. Un pezzo che lo metti in collezione, ce l'hai lì. E fa sicuramente la sua porca figura. Cos'è che stai facendo? Boh, non lo so, c'erano questi. Ma perché? Problemi. Per non farlo rovinare, buttalo via! E lo tiene. E vabbè, c'erano due cose di Lupin. Va bene, buttalo via. Apri quello che. Adesso arrivano i pezzi un po' più carini, ragazzi. Quelli erano proprio quelli per fare numero, no? Hai capito? Ma lo apri con le mani. Per fare il numero, questo lo apro. Vai, fallo vedere tu, la reaction per la Pami. Lo faccio vedere io. Oh! What is this? Oh. Raga! Splatterhouse 2, raga, guardate questo è molto che bello. Figo. Scusa, glielo metto tanta più davanti. Roba, mettiglielo davanti. Track. Questo, ragazzi, è tanta tanta roba qua. Gli amanti del vintage lo conosceranno. Uno dei giochi horror, anche qua per Mega Drive, meraviglioso. Costato un occhio della testa, anche questo. Con libretto e cartuccia, completo, istruzioni. Bellissimo, Splatterhouse 2. Non vedo l'ora di giocarci e di provarlo.
tanta tanta roba. Che abbiamo? Figa, ha ripreso la forbice in mano come se fosse il pugnale di D'Artagnan, che non so neanche se aveva il pugnale. Che cos'è? Wow, allora... Belli! Wow, guarda! Sbronk! Micro Machine Turbo Tournament 2, ragazzi. Ne hanno fatti 4 di Micro Machine 1. Devi inclinarlo così. E il primo Micro Machine, ragazzi. Tanta tanta roba. Entrambi. Ne hanno fatti 4 in totale. Me ne mancavano proprio 2. Me ne mancavano. Tac. Collezione dei Micro Machine completa. Proprio quei due lì gli mancavano. Quello che sta per aprire la PAMI, secondo me, ragazzi, in realtà... è quello che costa più di tutti. Penso che sia quello che costi più di tutti, ragazzi. Lì proprio veramente... se non sei una... Scusa, costa più di tutti, ma l'ho pagato lei. Però l'ho pagato io ancora. Ho detto che devo farti il bonifico, ho detto. Devo ancora fare, non l'ho ancora fatto, glielo faccio. Cioè, quello glielo che faccio. Voglio farvi capire. Ho detto che te lo faccio, non lui che non te lo faccio. Ha fatto finta che piange e ma soldi. No! E i soldi te lo faccio, te l'ho detto, il bonifico. Si può uscire di casa, la quarantena. Dai che... Guardalo lì che ne ho già visto un pezzo. Ba-da-da-da-da, è questo. Eh sì. Eh sì. Allora fai vedere prima questo. Ma prima questo perché era dello stesso venditore, raga, quindi non potevo lasciarlo lì. Another World. Un titolone che tutti conosceranno, ragazzi. Another World è per pochi. Quello lì invece è per tanta roba, ragazzi. Dai, come anche si chiama? Questo. Non lo conoscono tanto. Protector. Esatto, signori. Per gli appassionati, raga. Probotector completo. Ho quasi paura a maneggiarlo perché veramente. Maneggiare con cura. Minchia. Però anche questo, ragazzi, completo. Probotector con tanto di cartuccia. 9 giochini. Peccato che il gioco fa cagare. Però, come si dice, e è un valore. Perché l'hai pagato così tanto? Perché fa talmente cagare che l'hanno venduto talmente pochi che vale un sacco di soldi. Insomma, ragazzi, un video diverso dal solito. Spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, spolliciate un bel like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale. Guardate sempre le dirette live. Sì. Sulla piattaforma Viola, ragazzi. Dalle 8 del mattino tutti i giorni. Ciao, alla prossima!